Buonasera, anche il salotto del signor Rossi esce dalla quarantena, si affida a Skype per continuare ad affrontare i temi di attualità locali e anche quelli nazionali. Gli argomenti ovviamente non mancano, quello di attualità è sicuramente il Covid, ma il crollo del ponte di Albiano che è avvenuto ieri impone una breve riflessione anche per i riflessi che avrà questo crollo sulla viabilità spezzina, anche se il ponte è in Toscana ed è in provincia di Massa. Comunque ne parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore della Regione Liguria e ha due deleghe che ci interessano in questo caso, che sono la protezione civile e la delega alle infrastrutture, e quindi il ponte, diciamo che è di sua competenza, non questo ponte, ma i ponti sono di sua competenza. Buonasera. Filippo Paganini, che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti Ligure, e Salvatore Barbagallo, che è il presidente dell'Ordine dei medici. Io direi, saluto tutti i nostri ospiti, direi di partire subito con una piccola parentesi sulla storia del ponte di Albiano, anche se poi parliamo di altre cose, perché è la cosa più attuale che ha suscitato sicuramente clamore ieri. Ecco, all'assessore Giampedroni, che sicuramente sarà al pezzo in questi momenti su questo argomento, diciamo che gli spezzini sono un po' preoccupati per il discorso adesso dei collegamenti, soprattutto tra Spezia e la Lunigiana. Ecco, probabilmente si potrebbe ingolfare la strada a Santo Stefano, insomma, non so che tipo di intervento può essere fatto, ecco, a breve. Intanto buonasera, dottor Rossi, e ben ritrovato. Io credo che meriti questa sua apertura una riflessione in più in premessa. È un nuovo ponte dello Stato che crolla dopo un anno e mezzo dal ponte Morandi, e questo per le istituzioni credo che sia un segnale negativo molto, molto purtroppo importante. Quindi mi preme sottolinearlo perché le 43 vittime del Ponte Morandi sono nel cuore di tutti i Liguri, ma io credo siano nel cuore di tutto il paese. E allora, se dopo un anno e mezzo da quel crollo e da tante accuse di responsabili, di gestori, concessionari, poi ci accorgiamo che crolla un ponte gestito direttamente dallo Stato, io credo che qualcosa in mezzo evidentemente non ha funzionato. Quello è un ponte toscano, senza dubbio, ed era giusto ieri dare tutta la nostra disponibilità come protezione civile della Liguria agli amici della Toscana e così vicina, peraltro, in quel caso alla Liguria, nel momento in cui ne avessero bisogno come colonna mobile di protezione civile. Ma è un ponte che non piange dei morti, forse solo per tanti morti che abbiamo pianto invece del Covid, perché se non fossimo stati con le misure di distanziamento sociale, oggi parleremmo non di una tragedia infrastrutturale, ma anche di una tragedia personale per qualcuno che magari aveva perso un proprio congiunto. E per quanto riguarda le ricadute negative sul territorio spezzino, è inevitabile che quel ponte toscano parla anche tanto di Liguria, e parla di Val di Magra da un lato e parla di Val di Vara bassa e media dall'altro. Io credo però che bisogna evidenziare ciò che la Liguria ha messo in campo fino ad oggi in tempo di pace. Credo che l'intervento sulla Ripa, finanziato con 8 milioni e che è pronto a partire con il secondo e terzo lotto e che diventerà ancora più urgente, oggi ci dice che qualcuno in quel senso ci aveva visto lungo a investire risorse su un'arteria fondamentale come quella. Non mi dimentico il primo lotto, perché di questo si parla, del ponte, diciamo così, detto volgarmente di Ceparana, che è un altro aspetto su cui dobbiamo assolutamente ragionare.
parlare. Guardi, io oggi ho già convocato due tavoli per la settimana prossima per fare il punto su due opere che sono fondamentali. Mi faccia chiudere però su questa riflessione dicendo che sono opere al momento ordinarie. Io mi auguro che, come qualcuno ha chiesto il modello Genova per, diciamo, la ricostruzione del ponte di Capriglio, quindi del ponte di Albiano, si voglia estendere il modello Genova, di cui tutti andiamo orgogliosi, di cui, come dire, la Regione Liguria fa parte come modello positivo, anche alle due opere che vi ho detto prima, quindi alla seconda e terzo lotto della Ripa e al ponte di Ceparana, perché ci consentirebbe, non come dice qualcuno, di saltare dei passaggi burocratici fondamentali, ma magari di snellire le operazioni per riuscire in un anno a fare opere che in un'ordinaria amministrazione magari impiegano 3-4 anni, che oggi non ci possiamo permettere. Quindi sicuramente gli spezzini dovranno soffrire per parecchi mesi adesso i collegamenti con la Lunigiana, perché via alternative è difficile che potersele inventare, a meno che non si facciano dei ponti provvisori tipo Valley, non so se sia il caso, ma lì sono scelte che... Io non sono uno strutturista, ma credo che la luce di quel ponte che è crollato non consenta l'installazione di un bailer. Ormai purtroppo, per tante emergenze che ho dovuto, mio malgrado e malgrado purtroppo per i liguri, gestire, non è possibile. Quindi non è possibile. Bisogna fare un ponte nuovo, magari adeguato idraulicamente oltre che strutturalmente, e va fatto in tempi più brevi possibili, come abbiamo fatto a Genova per il ponte Morano. E nel frattempo i lavori della Ripa come sono messi, come stanno andando avanti? Perché la prima parte è fatta, il primo lotto, però c'è il senso unico alternato che è un impedimento grosso. Guardi, siamo alla firma del contratto del secondo e terzo lotto insieme. Tanto dipenderà anche da che misure vorrà adottare il governo a partire da martedì, cioè quanto di quel lockdown, che in questo momento è fondamentale per la discesa della linea epidemiologica, e ci sono poi medici anche collegati molto più esperti di me che lo racconteranno, e quindi che cosa vorrà fare il governo rispetto alla riapertura. Lei sa che noi abbiamo sempre detto, come Regione Liguria, che i cantieri strategici devono aprire oppure andare avanti. Io ritengo che la Ripa e anche il ponte di Ceparana futuro, ma diciamo che ha dei tempi di realizzazione più lunghi, oggi sono fondamentali per dare una valvola di sfogo a una situazione che da ieri è certamente più difficile per i toscani, ma anche per i cittadini spezzini. L'abbiamo fatto per il ponte Morandi, l'abbiamo fatto per il Bisagno e per tante opere emergenziali. Mi auguro che da martedì non ci sia bisogno di un'altra ordinanza del presidente Toti per tenere aperti i cantieri, ma che, rispettando ovviamente tutte le norme di salute per chi lavora, ci mancherebbe altro, sia di sicurezza generale che di distanziamento sociale per quanto riguarda la tutela dal Covid-19, certe opere possono partire. Noi siamo pronti a firmare il contratto, e la prima parte di quel contratto prevede un mese di lavori per realizzare la strada alternativa che toglie praticamente il semaforo. Sarebbe già un grande risultato, in attesa evidentemente poi di completare l'opera e di capire cosa fare con la ricostruzione del ponte di Capriglia, piuttosto che con il primo lotto del ponte di Ceparana. Il presidente della regione Toti ha sollevato una serie, parecchie polemiche, suggerendo in questi giorni, in quella famosa intervista all'Avvenire, di evitare di sburocratizzare gli appalti, togliendo tutta una serie di controlli che ci sono. Ecco, non so se lei la pensa allo stesso modo. Sì, la penso esattamente allo stesso modo, e siamo portatori di un modello, l'ho detto prima, è quello del ponte di Genova. Noi, quando diciamo sburocratizzare, è perché pensiamo che questo paese debba anche ripartire dai cantieri, deve ripartire da tante cose, ma lo vediamo di stretta attualità, ne stiamo discutendo ora, in una trasmissione che doveva parlare di emergenza coronavirus, siamo ripiombati indietro di un anno e mezzo più o meno al crollo di un altro ponte, ripeto,
che doveva essere gestito dallo Stato. E credo che per rifare le cose, farle bene, farle nei tempi normali, non nei tempi, come dire, biblici a cui la politica, purtroppo la burocrazia, spesso si abitua, bisogna fare quello che abbiamo fatto a Genova, una norma speciale, molte deroghe, e certamente controlli serrati a carico del commissario e di chi gestisce i lavori e le opere, ma sburocratizzare è il primo degli elementi fondamentali se vogliamo fare che questi cantieri possano partire alla svelta e finire ancora prima. Viceversa, come dire, staremo all'ordinarietà, che sappiamo in questo paese essere un'ordinarietà molto molto lunga, non credo che ce la possiamo permettere. Bene, passiamo al discorso per cui abbiamo organizzato questo incontro, e direi vorrei chiedere al dottor Barbagallo, che è il presidente dell'ordine, intanto qual è la situazione, le cose che vanno e quelle che non vanno, ma soprattutto oggi è di oggi una buona notizia che non c'è stato nelle ultime 24 ore nessun morto per coronavirus alla Spezia, mentre ieri ce n'erano stati 8, il giorno prima 6, ci sono sempre stati parecchi decessi, oggi per la prima volta si registra il numero 0. Ecco, che cosa ne pensa, dottore? Ma dunque, noi ci siamo visti alla fine di febbraio, quando facevamo quella trasmissione, e già allora si vedeva in orizzonte all'orizzonte questo nuvolone che stava arrivando. Io allora dissi che i cittadini spezzini potevano stare sufficientemente tranquilli, perché i sanitari locali e l'azienda sanitaria locale avrebbe retto l'urto di quello che è stato poi un vero maremoto. Questo si è realizzato, e di questo dobbiamo darne riconoscimento a tutto il personale sanitario, che in questo periodo ha lavorato ventre a terra, come si suol dire, arginando una situazione che al momento del suo esordio non c'era stata configurata come realmente poi si è sviluppata. Attualmente siamo, per così dire, a metà dell'opera, a metà del guado. Prossimamente ci sarà la cosiddetta seconda fase, in cui ci sarà la possibilità di uscire in maniera più continuativa dalle nostre abitazioni, e a livello lavorativo si riprenderà, almeno nelle situazioni che sono compatibili con le esigenze legate a una riduzione del contagio. Sarà un momento difficile anche quello, e visto che c'è la presenza qua dell'assessore Gian Pedrone, volevo a lui richiedere un intervento che secondo me sarà importante per quel periodo. Purtroppo, quando si riapriranno le nostre abitazioni, cominceremo a uscire, si potranno realizzare dei focolai, è inevitabile. Quei focolai vanno racchiusi immediatamente, e soprattutto nei casi in cui i nostri cittadini non possano avere un isolamento idoneo nella propria abitazione, trovare dei luoghi dove possano essere, non dico ricoverati perché è una fase iniziale, quindi magari non c'è neanche bisogno di un'assistenza medica importante, magari un albergo, una situazione in cui possano serenamente passare quella settimana, quei 10 giorni, in cui poi si vedrà l'evoluzione della patologia. Se nel caso si dovesse aggravare, c'è l'ospedale; se la situazione si risolve in maniera benigna, possono ritornare alla propria abitazione quando si negativizzeranno. Però lasciarli al proprio domicilio, secondo me, è assolutamente pericoloso. E questa attività, questa possibilità di localizzarli in altri luoghi, penso sia di competenza proprio della Protezione Civile, perché in altra maniera non potremmo fare qua localmente. Altro aspetto è quello della situazione sanitaria locale, che ovviamente, come dissi anche allora, le criticità che erano precedenti e che sono ormai ataviche per questa nostra realtà non è che sono scomparse. Ora abbiamo il personale sanitario che è arrivato un pochettino ai limiti delle proprie riserve di energia, per cui ritengo che un altro passaggio, e questo mi rivolgo all'assessore Gian Pedrone in qualità di rappresentante del nostro territorio, avvenga
un rinfoltimento di quello che è il personale sanitario, perché purtroppo avendo noi anche una riduzione dei posti letto che sono al di sotto delle nostre necessità, si ha un aumento del turnover, quindi c'è un maggiore lavoro, quindi il personale che è adeguato ai posti letto attualmente presenti nella nostra realtà è insufficiente, per cui bisognerà fornire i nostri ospedali di un nuovo personale in modo che possa far fronte a quelle che saranno la continuazione di queste esigenze. Ovviamente, mi scusi, le volevo dire, questo problema dei posti COVID che vengono individuati su strutture diverse, cioè e non concentrate, sa che c'era questa proposta, c'era un consigliere regionale, soprattutto Battistini, credo che proponeva di concentrare tutto sull'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e lasciare, diciamo, pulito tra virgolette il Sant'Andrea, mentre qui mi sembra che l'ASL si muova nel mettere trovare posti letto per questi malati sia in Alto Gnocchi che in altre strutture. Lei pensa che sia meglio concentrare oppure dividere le cose? Il suggerimento che davo io non attiene al paziente ricoverato, attiene al paziente che all'esordio della patologia virale. Quindi nell'esordio della patologia non c'è necessità di un ricovero, però c'è una necessità di isolarlo dal resto della propria famiglia nel caso in cui non abbia un domicilio che consenta questo isolamento. Per cui suggerivo, come si sta realizzando in altre realtà, la possibilità, non so, un albergo, un'altra struttura, magari con un minimo di assistenza infermieristica o medica, ma molto leggera, perché si equipara a quello che avviene a casa. Poi nel caso la situazione dovesse avere un'evoluzione purtroppo negativa, c'è il ricovero, se no c'è il ritorno alla propria abitazione. Per quel che attiene invece la disposizione di dedicare un nosocomio all'attività Covid, questa è una valutazione che deve prendere l'azienda sanitaria locale. Io non conosco così approfonditamente quelle che sono le possibilità dell'azienda per procedere, per fare una scelta o l'altra. Noi in questo momento abbiamo un commissario, la dottoressa Troiano, che è persona esperta e preparata, per cui già in fase pre-Covid aveva già dato un impulso a questa azienda in modo da poterla portare a livelli più elevati di quello che era attualmente. Quindi io mi affido a quelle che sono le loro competenze, perché conoscono la situazione in maniera assoluta. Ora, se altri hanno altre notizie, io non sono in possesso. Io ritengo che quello che è stato fatto fino adesso, con tutte le criticità legate all'emergenza e a questa, ripeto, questa valanga che ci è caduta addosso, è assolutamente stato congruo, soprattutto grazie alla dedizione di tutto il personale. Io allora dissi che avevamo un reparto di malattie infettive, un reparto di rianimazione, la parte emergenza urgenza, che erano assolutamente in grado di reggere la cosa, e ovviamente con grossa fatica, ma ci sono riusciti, e di questo dobbiamo ringraziarli. Quindi un grosso contributo, anzi decisivo in questa battaglia, lo stanno dando appunto la vostra categoria, quella di medici e quella degli infermieri, ed è riconosciuto ormai unanimemente. Ecco. E soprattutto i medici di medicina generale, che purtroppo hanno fatto un pochettino hanno pagato in maniera forse più ampia quelle che sono state le carenze iniziali. Ora poi ci torniamo, dottore. C'è anche la categoria dei giornalisti, che alle prese con queste vicende ha parecchie difficoltà, anche perché il giornalismo via Skype può andare bene se facciamo un dibattito, ecco, ma si può limitare a quello, ecco, altrimenti io non lo definirei più giornalismo. Comunque, appunto, questo volevo chiedere a Filippo Paganini, ecco come vengono affrontati dai cronisti, dai giornalisti liguri, come viene affrontata questa emergenza, e cosa ne pensa di quella commissione che è stata costituita a livello ministeriale per cercare di far fronte alla calamità delle fake news che si riversano sul web e che creano parecchio scompiglio, ecco, se non danno. Sì, allora intanto
due battute. Come Giacomo, come l'assessore Gianpredrone sa, credo che la categoria sta facendo un lavoro straordinario e si rivela in modo proprio tangibile che l'informazione è un bene prezioso, essenziale per tutti noi. Penso alla campagna Io resto a casa, se non ci fossero stati i miei colleghi, i nostri colleghi, anzi, a sensibilizzare l'opinione pubblica e i media a veicolare questo messaggio, credo che non avremmo ottenuto i risultati che secondo me sono significativi da questo punto di vista, con la gente che ha, secondo me, risposto nei limiti del possibile. Poi ci sono state anche delle defiance, per carità, ma nel distanziamento sociale. Ma aggiungo che purtroppo la mia categoria, la nostra categoria, ha rischiato molto. C'è un collega, Paolo Micai, che purtroppo è deceduto a 60 anni per svolgere il suo lavoro. Ecco, quindi un abbraccio e una solidarietà alla moglie e alla figlia che hanno perduto questo nostro collega validissimo che lavorava per Mediaset. Ci sono altri colleghi ammalati perché hanno svolto seriamente il loro lavoro mettendo a rischio la loro incolumità. Aggiungo poi che c'è stata la collaborazione anche dei colleghi che lavorano nelle istituzioni, nella regione, dei comuni che hanno fatto anche loro un lavoro eccellente di collaborazione per informare l'opinione pubblica. Il problema delle fake news e dello smart working. Allora, vedevo una statistica che non è di oggi, di qualche mese fa. Il 58% degli italiani crede alle fake news. Abbiamo quelli che si chiamano i terrapiattisti, no? Quelli che credono, per esempio, che il Covid sia nato in un laboratorio cinese, sono cose che poi sono state smentite anche dagli scienziati. Io credo che indubbiamente ci sia un problema di lavorare su questo tipo di problematiche. La costituzione di una commissione di questo genere possa essere positiva, anche se devo dire che, come diceva il mio Flaiano, il primo modo per non risolvere un problema in Italia è creare una bella commissione. Aggiungo che sono anche un po' perplesso su quello che sta facendo, per esempio, WhatsApp. Non so se si sa, ma WhatsApp ha attivato un sistema per cui quando un tipo di informazione, un post, viene condiviso, inoltrato a moltissime persone, quando diventa, come si dice in gergo, virale, scatta un meccanismo per cui ciascuno di noi dal suo dispositivo può fare una sola condivisione. Ora, questo secondo me è un grosso rischio perché rischiamo di censurare anche notizie che invece possono essere di grande interesse. È un rischio che corriamo. Io credo che la buona regola sia quella di intanto valutare da quale fonte arriva la notizia. Fonte, intendo dire, da quale tipo di realtà editoriale o radio televisiva, la piattaforma, chi la diffonde, la serietà di chi la diffonde. L'altro aspetto, secondo me, importante è che i nostri colleghi facciano le opportune verifiche e mi sembra che le stiano facendo. È una fase di grande confusione, siamo di fronte a un virus sconosciuto, per cui in effetti anche dal mondo della scienza arrivano risposte che non possono che essere interlocutorie, anche di difficile interpretazione. Cito due dati. Sulle mascherine abbiamo scuole di pensiero diverse. Sulla possibilità che addirittura le scarpe portate in casa possono essere un veicolo di infezione. Fino a ieri avevamo una scuola che sosteneva, scuola parlo di virologi, scienziati, che ipotizzavano questo rischio. Oggi mi sembra che sia stato un chiarimento da questo punto di vista. Per
Quindi siamo in una fase indubbiamente delicata. Secondo me, guardando chi ci dà le notizie, andando a vedere la sua serietà e riferendosi a quelle istituzioni serie, istituzioni, parlo anche ovviamente di, come dicevo prima, di comunicazioni, di comunicatori, di giornali che hanno, come dire, una sorta di bollino blu, credo che si possa effettivamente combattere questo fenomeno. Aggiungo che anche l'ordine dei giornalisti aveva lo studio, un sistema, come si dire, di bollinatura blu. Poi ovviamente il Covid rende tutto molto più difficile anche il lavoro dei miei colleghi. Assessore, Paganini ha parlato delle mascherine, che è uno dei problemi di questi giorni. Sicuramente lì tra aerei e dal porto arriva parecchia roba, ecco. Però non c'è chiarezza neanche sulle mascherine, cioè c'è un discorso di distribuzione che avviene, arrivano quantitativi di mascherine e poi vengono distribuite. Ma però dico, se io vado in farmacia attualmente non trovo ancora delle mascherine. Io volevo sapere se a livello regionale esistono società, ditte, imprese che cominciano a organizzarsi per dare un flusso che sia costante e non essere appesi sempre a delle regalie oppure a degli acquisti che non arrivano, oppure sorprese, mascherine che non sono adatte. Insomma, è un mondo anche questo qui, la gente vuol sapere. Ma guardi, intanto mi permetta una riflessione nel ringraziamento che sia il dottor Barbagallo che Filippo Paganini hanno fatto all'ordine dei giornalisti e ai medici, a tutti gli operatori sanitari in prima linea. Io ci metto anche i volontari di protezione civile. Questo certamente è un tema che ha saputo dare delle risposte straordinarie, e il paragone valanga io lo sottoporrei anche, come dire, a un vostro giudizio, tipo tsunami più che valanga. Cioè, noi siamo abituati ad affrontare mareggiate di ogni genere, purtroppo in Liguria ne abbiamo viste tante. Fate conto che il coronavirus è quell'onda anomala che spazza via tutto e che quindi anche il sistema più preparato inevitabilmente deve in qualche maniera ritararsi. Vale per gli ospedali, per i presidi esterni, e colgo l'occasione dello spunto del dottor Barbagallo, che condivido in pieno, perché noi dovremo convivere con il virus, che non scomparirà quando anche riapriremo il paese, anzi tenderà a ritornare, creando situazioni che possano essere, come dire, di quarantene per positivi o presunti tali, che evitino che il contagio possa ripartire. E sappiamo quanto è esplosivo e quanto è virulento questo virus nella sua, come dire, esposizione pandemica. Venendo alle mascherine, che sono state un dibattito che immagino durerà ancora lungo, anche con qualche valutazione di tipo giudiziario di qui a venire, io credo che prima di tutto la valutazione era quella di necessità per il mondo sanitario. È evidente che nel nostro sistema paese queste mascherine, ma i DPI in generale, che sono i dispositivi di protezione individuali, perché un medico va dentro una media alta intensità, ormai l'ho imparato anch'io, ben altro bardato che con solo mascherina. C'è tutta una serie di dispositivi che sembra una persona che sta per andare sulla Luna, praticamente, più che dentro un reparto, e sappiamo quanto vadano protetti. C'è stata una carenza a livello di paese, le risposte non sono sempre state sufficienti, ancora oggi non sono sufficienti per il fabbisogno sanitario, e le regioni a un certo punto, autorizzate dal governo centrale che aveva avvocato a sé questa funzione, hanno deciso di andare sul mercato. Non è stato facile, Rossi, andare sul mercato cinese, americano, mondiale, quando lei può capire quanta speculazione nel frattempo stava emergendo su un settore di cui tutto il mondo chiedeva, come dire, disponibilità. Lo ha fatto anche la Regione Liguria, molto umilmente, e credo che siamo riusciti nel nostro intento. 5 milioni di mascherine chirurgiche, 1.250.000 pezzi di mascherine FFP2, che sono quelle che servono soprattutto proprio per i sanitari nei cosiddetti reparti a media alta intensità. E credo che sia stato uno sforzo immane, ma le devo dire che
Io non lo so come finirà il dibattito scientifico sull'utilizzo della mascherina o meno. Lei sa che il presidente Toti e io non siamo, come dire, ferventi sostenitori dell'ordinanza dell'obbligatorietà, subito, quasi un po' rincorrendo l'onda popolare del dire mettiamo tutti la mascherina. La mascherina sicuramente ha un effetto protettivo per se stessi, ma soprattutto per gli altri da noi, se parliamo della chirurgica, e se la mettiamo tutti è chiaro che ci copriamo vicendevolmente. Ma la mascherina, per diventare obbligatoria nella nostra società, e io credo che nei prossimi mesi diventerà un oggetto, uno strumento di largo uso e consumo, non deve solo essere portata dagli enti. E guardi, glielo faccio vedere perché stanno arrivando le prime a Spezia. Queste sono quelle che stiamo distribuendo come Regione Liguria, proprio partendo da una serie di prove nella città della Spezia oggi, da domani poi in tutta la regione. Ma credo che deve diventare uno strumento di largo consumo e anche a dei prezzi che siano contenuti o calmierati. Fino a che questo strumento diventerà un oggetto, come dire, che se non te la regala la regione tu la devi pagare 12 euro quando ti va bene, non possiamo imporre un qualche cosa alla gente e poi dire se però non trovi la mascherina va bene che ti metti anche il foulard. Io non lo so qual è il supporto scientifico della copertura del foulard. Posso pensare che avere qualcosa davanti alla bocca è meglio che non avere nulla, ma la mascherina deve avere una sua, come dire, codifica dal mondo medico scientifico che deve togliere ogni dubbio, e dobbiamo ragionare su un comparto istituzionale che deve ne lavorare per approvvigionare, ma soprattutto per approvvigionare il mondo sanitario che ne avrà ancora bisogno, oltre che il mondo produttivo e il mondo civile, cioè dei cittadini comuni, ma deve essere un elemento, dico ovviamente la mascherina chirurgica di largo consumo, che inevitabilmente deve entrare nel nostro tessuto commerciale come un prodotto di largo consumo. È accaduto che nei mesi scorsi un'ordinanza del capo dipartimento di protezione civile come dire, requisisse ogni materiale presente in commercio perché ne aveva bisogno lo Stato. Ora che stiamo iniziando, come dire, a rispondere a queste esigenze, prima di tutto dei sanitari, piano piano dobbiamo riaprire i cordoni, ma punire drasticamente quelli che vogliono speculare, ancorché c'è il libero commercio, ma io credo che pagare una mascherina chirurgica 12 euro, 15 euro non è il libero commercio, è essere ladri. E allora bisogna cercare che in questo caso il governo faccia un intervento che calmieri questi prezzi e consenta non solo che qualcuno te le regali, e quindi lo fa la regione, lo fa volentieri, ma anche che qualcuno, visto che poi finiscono, perché sono uno strumento che hanno un'usura molto alta, lo dirà il dottor Barbagallo, non lo devo dire io, è chiaro che poi devi permetterti anche di andarla a comprare e farlo a prezzi normali. Dico prezzi normali perché voglio dirglielo, Rossi, noi le paghiamo, comprate in Cina, 0,30. Quindi metta anche il trasporto e metta tutto il carico che ci vuole, non può mai arrivare sul banco a 12 euro. E io credo che le paghiamo già tanto, perché siamo in un momento in cui il mondo sta chiedendo, ma credo che in momenti normali costerebbero anche meno di 0,30 le mascherine chirurgiche. Ecco, ma si è fatta avanti qualche società, qualche ditta? Sì, scusi che non avevo risposto. Si è fatta avanti, ma la filiera, poi lo racconta bene il dottor Barbagallo meglio di me, per l'autorizzazione alla conversione di un'azienda per poter produrre questo tipo di materiale ha bisogno di una serie di certificazioni con dei passaggi di task force sanitaria locale, ma anche di Istituto Superiore di Sanità, perché ripeto, un foulard non è una mascherina, e quindi la conversione di un'azienda deve rispettare delle codifiche che la scienza medica deve dare. Noi abbiamo diverse aziende che hanno iniziato questo percorso, io mi auguro che possano avere la validazione quanto prima, ma non dipende né dalla protezione civile né, come dire, da valutazioni di tipo di sviluppo economico. È il mondo medico che ha giustamente le codifiche che devono essere rispettate per dire che quello strumento ti preservi. Dottor Barbagallo, bisognerà arrivare al punto che si possa andare in farmacia, come si va a prendere un'aspirina, si possa anche prendere una mascherina, ecco. Cioè, senza dover avere le sorprese con i cartelli che campeggiano sulle porte della
delle farmacie, noi qui non abbiamo mascherine, non abbiamo niente, per cui si hanno così di, alla bella e meglio, gente che viaggia appunto col foulard. Ora c'è questa distribuzione straordinaria della regione, però. La situazione è stata estremamente difficile, soprattutto per tutta la quota di sanitari che ne erano sprovvisti. Io parlo soprattutto dei medici di medicina generale, che ancora adesso hanno delle grosse difficoltà. Tant'è che noi come ordine ci siamo attivati per cercarle sul mercato e siamo anche riusciti a trovare un certo quantitativo nella settimana scorsa, e anche attualmente stiamo per ricevere un'ulteriore fornitura, ovviamente a prezzi, per così dire, elevati, ma purtroppo è giusto cercare di preservare i colleghi nella maniera più idonea, anche perché purtroppo le istituzioni a questo non ci hanno pensato fino a quello che era la necessità degli stessi. La mascherina purtroppo dovrà diventare un nostro compagno di vita per parecchio tempo, perché senz'altro non è la soluzione di tutti i problemi, però pone un grosso aiuto. Per alcune le categorie sanitarie è ovviamente indispensabile, però anche per il cittadino di tutti i giorni, nell'eventualità in cui si trovi, soprattutto in luoghi chiusi con altre persone, è opportuno che la possa mettere. Ora, sperando che ci sia una produzione che possa supplire quelle che sono le carenze attuali, piano piano dovrebbe la situazione andarsi a regolamentare in maniera commerciale automatica, ecco, perché ovviamente i costi che hanno raggiunto adesso sono assolutamente esorbitanti. Nella fase pre-Covid una mascherina chirurgica costava intorno alle 0,1 centesimo, nei pacchi da 50 costavano 4-5 euro. Per cui ora raggiungono i prezzi di 2-3 euro, quindi mi sembrano esagerati. No, più che speculazione, mancandola in ambito commerciale, manca l'offerta e quindi la richiesta è ampia e il prezzo sale. Speriamo che si abbatta, perché giustamente è un presidio che può essere utile. Ripeto, non è essenziale a risolvere tutti i problemi, però pone un grosso aiuto. Giustamente non può essere messa in l'obbligo della mascherina in un momento in cui c'è una difficoltà a reperirle, oppure si possono reperire solo a prezzi elevati, si creerebbe solo del disagio nella cittadinanza. Però quando ci sarà il momento, io penso che poi le persone, il momento preciso in cui le troveranno in commercio, se ne doteranno tutte quante, non c'è bisogno di creare obblighi o non obblighi, ecco, che possono creargli dei problemi. In questo fronte, tra gli altri, ne parlava prima lei, i medici di base, i medici di famiglia, che sono molto esposti. Ecco. Ora, visto che l'ASL ha potenziato il servizio della guardia domiciliare, della guardia medica, la potenziate, ma cosa si fa di concreto? Ecco, No, l'attività sta procedendo, ora hanno realizzato anche degli ambulatori dedicati ai pazienti Covid in tre aree, in tre zone della nostra provincia, in modo da agevolare i pazienti a accedere a questi ambulatori in cui i medici sono già preparati per fronteggiare queste problematiche, quindi hanno i mezzi di protezione. Ovviamente la criticità legata alla mancanza di questi dispositivi non si è conclusa, ecco. Quindi io anche oggi ho avuto dei contatti con i colleghi che si trovano in situazioni di difficoltà. Ora, noi proprio domani mattina procederemo a distribuire quelle che ci sono state consegnate dalla Protezione Civile da Roma ultimamente, che sono appena arrivati a Genova. Noi da Genova le abbiamo portate qua alla Spezia e ora le distribuiremo soprattutto ai medici operativi, quindi guardie mediche, medici di medicina generale, pediatri, in più anche ai liberi professionisti, perché anche questi continuano a svolgere quella che era l'attività, magari per quel che attiene le fasce di situazioni di emergenza-urgenza, ecco, non l'attività quotidiana normale. C'è anche il problema dei tamponi, che non so, la linea della regione, adesso dell'assessorato, hanno cominciato a farli, mi sembra. Quelli, cercare di allargarli il più possibile a una platea maggiore di persone. Parlo io? Sì, lei che magari è più... Sì, beh, dunque, oltre il tampone, sì, che ora si sta... c'è stata inizialmente una criticità legata al trasporto di questi tamponi, che venivano valutati poi a Genova, poi dovevano ritornare alla Spezia. Probabilmente nella fase più calda della situazione c'è stata
una criticità magari maggiore di quella che ci si poteva aspettare. Ora la situazione è più serena e quindi si dovrebbero realizzare in maniera più continuativa. Oltre ai tamponi, ora ci saranno anche gli esami sierologici, che nelle prossime settimane si dovrà adottare appunto questo nuovo esame che viene validato, che attualmente non sono validati in maniera completa tutti quanti. È stato realizzato a Pavia questo nuovo esame che determinerà se il soggetto ha sviluppato i cosiddetti anticorpi per contrastare il virus. Quello può essere un elemento assolutamente utile sia per i cittadini, sia per il personale sanitario e anche per i lavoratori, perché si avrà un parametro della situazione clinica di ogni persona. Ecco, ma ora ci sono cittadini che si recano negli studi, nei laboratori privati, pagando credo 50 euro per fare questo esame. Ora però questo poi sfugge a un controllo generale, pubblico, se ognuno se lo fa per conto suo. Ma dunque, attualmente esami sierologici validati in maniera completa non credo ce ne siano ancora. No. Il prossimo che sarà validato è questo, di questa ditta di Asorin, che dovrebbe essere validato intorno al 20 di questo mese. Quello sarà un esame con una metodica diversa, però dà una certezza dei falsi negativi o positivi in maniera minore, per cui sarà più affidabile. Ecco. Sì, la trasmissione l'abbiamo scritta aspettando la fase 2. Ora la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, cioè le regioni del nord pensano già di aprire le fabbriche appena dopo Pasqua. La regione Liguria, chiedo all'assessore ovviamente, ha già affrontato una riflessione su questo tema. Ecco. Ma io credo che ci sia uno step diverso ancora prima della fase 2. Noi abbiamo tenuto il motore acceso del paese, ma al minimo quando il lockdown è stato evidentemente quello che siamo stati abituati a conoscere fino ad ora. Da martedì, e lo stiamo discutendo col governo, non sarà fase 2, ma qualche cosa di questo motore del paese, cioè un aumento dei giri di questo motore, siamo convinti che si possa dare. Certamente non tutto uguale in tutte le regioni. I focolai sono stati diversi, l'esposizione diciamo alle linee epidemiologiche sono state completamente differenti, ma una certa apertura di alcuni settori produttivi di questo paese, io credo che bisogna iniziare a ragionarla. E lo dico con grande rispetto, evidentemente, visto che abbiamo detto alla gente di stare a casa, e attenzione, lo dico quasi alla vigilia di un weekend pasquale che sarà di lockdown totale. E abbiamo detto la Liguria è chiusa per Pasqua, è chiusa per chi viene da fuori, è chiusa per chi pensa di andare da un parente, da un amico a fare il picnic di Pasquetta, perché ora siamo ancora nella fase in cui stare a casa significa continuare a abbassare quella linea epidemiologica che inizia a farci vedere la luce per non vanificare tutto. Da martedì io credo che qualche settore produttivo del paese, usando anche quei test sierologici di cui discutevamo prima e che possono comunque screenare, non certo avere il valore del tampone, ma screenare un certo numero di persone fra chi ha maturato degli anticorpi e chi invece il virus non ha ancora incontrato e quindi è più aggredibile tra virgolette, e credo che questo sia un ragionamento a cui il governo sarà orientato. La fase 2 invece vera e propria, immagino che ci vorranno ancora qualche settimana di lockdown per poterla far tornare, ma mi riferisco anche a una valutazione che il dottor Barbagallo ha fatto a inizio di trasmissione. Guardate che col virus noi saremo costretti a convivere per tanto tanto tempo e quindi nessuno si aspetti che il virus scompaia, e l'organizzazione del mondo sanitario, del mondo della protezione civile e del mondo del lavoro nei prossimi mesi deve essere funzionale anche a capire che quando si innesca un focolaio ci sono una serie di azioni pronti da mettere in atto per non spegnere di nuovo il paese, perché sennò da un lato si muore di coronavirus e dall'altro si muore di fame, perché col paese spento, ahimè, io credo che la situazione in questo paese diventi sempre più difficile da gestire. Volevo chiedere a Filippo Paganini, che
è stato giornalista per tanti anni, caporedattore della pagina Economia, ecco. I riflessi attuali, andando avanti questo passo sull'economia in generale, ma anche sull'economia locale, perché il turismo è una di quelle che parla più. Infatti, diciamoci quello che è il problema più grosso che abbiamo davanti. Questa è una regione, e ancor più la nostra provincia, che sta scommettendo sul turismo, ha cambiato completamente, diciamo così, i suoi connotati economici da una regione industriale, deindustrializzata, e ha puntato molto sul turismo. Spezia è l'esempio. Ora, parlandoci chiaro, prima di tutto, qui o si trova un farmaco, e credo che Turi mi possa confortare in questo, un farmaco che almeno, come dire, riduce la letalità di questo virus, o si trova il vaccino, o si passa all'immunità di gregge. Siccome queste tre ipotesi comunque sono abbastanza lontane, tutte e tre, mesi se non anni, qui c'è un problema. Arriva l'estate e, da quello che si sente dire, discrezioni, ma poi ne parlano non solo i giornali ma anche gli stessi politici, gli ultimi ad aprire saranno i bar, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, punto interrogativo, stabilimenti balneari, e gli alberghi e i bed and breakfast, che in questo momento costituiscono il nocciolo duro della nostra economia. Allora la domanda che credo tutti si facciano: si ipotizza per la fine di maggio, da quello che si sente dire in sede governativa, sono indiscrezioni, l'apertura di questi settori? Io chiedo a Turi come è possibile, se è possibile, e all'assessore Gian Pedrone, se avete già avviato dei contatti, perché d'accordo, a me non piace molto questo modo di lavorare del governo che dice no, aspettate una cosa per volta. Qui stiamo giocando, come diceva l'assessore Gian Pedrone, come si dice Giacomo Gian Pedrone, su una vicenda che è sostanza, è l'occupazione, sono i salari. Non si può mica andare avanti con il reddito di sussistenza o di cittadinanza che sia, ora non voglio echeggiare quello che diceva il Renzi, ma qui c'è un problema grosso come una casa. State facendo, perché anche la regione non vorrei che ragionasse nella stessa logica del governo, passo dopo passo. Non si può oggi procedere passo dopo passo, secondo me bisogna procedere incontrando le categorie, cominciando a studiare comunque in qualche maniera quella che potrà essere la fine per questo settore centrale per la nostra provincia e per la nostra regione, che è il turismo, studiare delle forme di riapertura sicura, tra virgolette. Allora io vorrei sapere che cosa ne pensa Turi, Turi è Salvatore Barbagallo, ma noi ci conosciamo dai tempi dell'università, quindi c'è una certa confidenza, mi scuso, e l'assessore Gian Pedrone. Dottore, ecco, risponda lei. Ma dunque, io penso che nella fase 2 si giocherà soprattutto questa battaglia a livello del territorio, perché i nostri ospedali, essendo meno gravati da questo afflusso di pazienti, riusciranno a lavorare con più serenità, mentre sul territorio ci dovrà essere proprio un vero e proprio pronto intervento nei confronti di chi manifesta anche i primi sintomi, in modo da isolarlo e trattarlo in maniera corretta. Se non si gioca in questa maniera, purtroppo la situazione ritornerà al punto di partenza. Bisogna affidarsi alle guardie mediche, ai medici di medicina generale, fornirgli tutte le dispositivi che in questo momento non hanno e dargli modo di intervenire nel più breve tempo possibile. Va isolato il paziente che manifesta disturbi di questo genere, in modo che non possa contagiare il resto, ripeto, della propria famiglia, del proprio circolo di amici e di quant'altro. Però bisogna intervenire in maniera, direi, chirurgica e immediata. Se non si procederà in questa maniera, purtroppo questo virus ha dimostrato una diffusibilità spaventosa.
per cui è niente di più facile che possa riprendere una seconda ondata. Ripeto, gli ospedali, avendo meno pazienti, riusciranno a trattarli, a lavorare in maniera più tranquilla e più serena, e è sul territorio che bisogna concentrare quelle che sono le nostre forze, in modo da isolare ogni tipo di nuovo caso. Gianpedrone sicuramente risponderà a Filippo Paganini, ma volevo aggiungere, appunto, così può una domanda anch'io, ecco, gli aiuti in Lombardia e nel nord Italia da parte di privati, di imprenditori privati, sono stati consistenti, ecco, parlo di decine di milioni, di grandi società. Ora la nostra Liguria, con le dovute dimensioni, ha fatto registrare casi di interventi privati di sostegno all'iniziativa pubblica, oppure no? Guardi, parto dalla sua domanda, quindi parto dal fondo per poi arrivare alla riflessione di Paganini, che trovo molto preminente e molto, come dire, sul pezzo rispetto alla situazione attuale. 50 centesimi o un milione di euro, quando si tratta di aiutare qualcuno, io credo che vadano bene sempre. La Regione Liguria ha avuto aiuti da chi ha potuto e noi siamo ben contenti, anche distribuiti, devo dire, su tutto il territorio, e credo che sia stato giusto dedicare un conto corrente che parla di sanità e parla di protezione civile. Di questo conto corrente, che sarà gestito nella maniera più trasparente possibile, ogni euro possibilmente cercherà di rispettare quella causale che ogni donatore ha messo: chi ha messo l'ospedale di Spezia, chi ha messo San Martino, chi ha messo il San Paolo di Savona. Insomma, cercheremo di fare in modo che ogni euro venga non sprecato, ma anzi speso bene, anche in prospettiva di quello che sarà il tema coronavirus di qua ai prossimi mesi. E mi riallaccio in questo senso alla riflessione di Paganini, dicendo che il presidente Totti la settimana prossima ha convocato tutte le parti sociali, tutto il mondo delle categorie, proprio come fossero stati generali, per riflettere e discutere di questo. Se la Liguria non trova una modalità per far vivere la stagione, che è sempre stata quella che per noi, come dire, è la stagione dell'esplosività, sì, cioè la primavera, estate, ma aggiungo anche l'autunno, fino almeno, come dire, all'inizio delle piogge, e che poi sappiamo ci impegnano sempre in altri contesti, è chiaro che noi abbiamo chiuso due volte, perché il tema non è solo un tema industriale, per noi è anche un tema che è diventato molto di attualità, che è quello commerciale, quello ricettivo e quello del mondo, diciamo, del commercio, e che spero che da questo tavolo vengano fuori. E ho già visto che ci sono, come dire, tutte le volontà di poter sapere che il mondo come prima non tornerà, ma che trovando delle misure cautelative, che siano evidentemente quelle più come dire, consone rispetto a questa emergenza enorme, possano fare in modo che il nostro sistema non butti via tutto quello che sarà la prossima stagione estiva, ben consapevole che si intersecano le due cose, cioè la capacità, anche con dei corsi, di un imprenditore di mettere in campo risposte, come dire, di distanziamento sociale pur mantenendo la sua attività aperta, fa sì che anche le ricadute sanitarie possano essere minori rispetto invece a un atteggiamento indiscriminato. Bisognerà stare attenti a come queste fasi verranno, come dire, calibrate, perché un'altra riflessione che fanno i nostri epidemiologi, come quelli che sento disquisire tanto in televisione nelle ultime ore, è che se si sbaglia il tempo delle riaperture, cioè della fase 2, rischiamo, come diceva il dottor Barbagallo prima, che, come dire, si viene travolti nuovamente da un'ondata che poi costringe a un nuovo lockdown. Allora bisogna certamente stare attenti, ma certamente lavorare per non buttare via una stagione che ci farebbe morire, se no due volte. Sarebbe molto difficile a livello sociale gestire un nuovo lockdown con la gente che non ha più un euro in tasca, perché sappiamo che cosa vuol dire non lavorare un mese, pensate cosa vuol dire non lavorare due, non lavorare
tre, magari, dove il terzo mese è quello che ti dà, come dire, due terzi dei tuoi introiti stagionali. E quindi credo, Fausto, che da questi stati generali, che non potranno che parlare anche con la tecnica dei medici e degli scienziati, debba uscire comunque una serie di riflessioni che ci comportano a riaprire qualcosa nei tempi più giusti, che non deve scegliere la politica. La politica deve essere pronta e deve lavorare affinché, quando i medici e i virologi diranno che la fase 2 può partire regione per regione, la politica si faccia trovare pronta. E mi sembra che la riflessione di Paganini fosse proprio questa. Vi state preparando affinché, quando vi dicono che la fase 2 anche su, come dire, basi alterne può partire, voi siate pronti? E io credo che la Liguria lo faccia e lo debba fare più di altre, visto che viviamo anche e soprattutto di turismo e di terziario. Ormai la nostra ora mi sembra che sia arrivata, è finita. Un'ultima domanda volevo farvi, ecco. Tutti dicono che il nostro futuro non sarà più, non riavremo la vita, dobbiamo dimenticare la vita che abbiamo fatto fino a prima di questo Covid. Ma voi cosa pensate che possa essere il nostro futuro, al di là, e sicuramente voi non avete, nessuno di voi ha una palla di vetro dove leggere, ecco, ma che idea vi siete fatti sia sui tempi e su quello che sarà il nostro futuro? Perché anche il discorso del vaccino, si fanno i tempi, un anno, sei mesi, eccetera, però abbiamo esempio di tante altre virus che attendono da anni che sia scoperto un vaccino e non è stato scoperto, per cui potrebbe anche esserci l'ipotesi di dover conviverci con e di doverlo affrontare. Comunque sia, la domanda è un'altra, ecco, che futuro pensate debba affrontare, ecco, cosa cambierà nelle nostre abitudini? Paganini, Filippo. Guarda, Fausto, io e te abbiamo i capelli bianchi e devo dire anche turi. Noi abbiamo vissuto gli anni 80 con l'AIDS. Diciamo che si pensava che da quel momento in poi anche i rapporti affettivi, i rapporti sessuali dovessero essere completamente cambiati, ribaltati, rivoluzionati. Non è successo. La peste, la famosa peste nera, non ha cambiato i comportamenti umani. I sociologi dicono che in queste circostanze c'è quello che si chiama il cosiddetto effetto elastico, cioè nel momento in cui la situazione ritorna in qualche misura diversa, il comportamento ritorna a quello che diciamo si aveva in precedenza. Naturalmente anche la storia cambia i comportamenti, ma sostanzialmente i sociologi dicono questo. Per cui io non sono, da questo punto di vista, pessimista, non sono però né un virologo né un medico e non voglio quindi entrare in questo campo. Mi domando però se nei prossimi anni noi non troveremo di nuovo problematiche legate a virus, a modifiche di, cioè una sorta di nuova guerra batteriologica. Ma questo è un problema che sta sullo sfondo, diciamo. Io credo che se noi già cominciassimo, certo non è da poco, a trovare un farmaco che consente di ridurre la letalità o addirittura annullare la letalità di questa malattia, come è successo per l'AIDS, che l'OMS considerava una malattia letale, oggi è una malattia cronica, quindi ci si può convivere in un certo senso. Se si trova un vaccino o se si verificano fenomeni di immunità di gregge, che però credo questi proprio sono impensabili, io credo che forse arriveremo poi a vivere in una maniera che non sarà sostanzialmente. Quelli che dicono tutto sarà diverso, secondo me lo fanno perché è una bella frase, piace a tanti. In queste giornate i giornalisti
Questo è un difetto della categoria, giocano a fare i virologi giocano a fare gli opinionisti che vanno in una trasmissione e l'altra, no? Ecco, quindi c'è un po' di, Sì. si esagera un po', insomma, il clima, Sì, ecco. Però voglio dire una cosa, per dire che non dobbiamo cambiare il comportamento, visto che l'ultima parola che posso dire, vorrei augurare a tutti buona Pasqua, a voi e anche a chi ci segue da casa. bene, assessore. ma intanto parto anch'io dagli auguri di buona Pasqua, che sia una Pasqua di resurrezione in casa, ovviamente a tutti gli effetti. Guardi, io vi dico questo, Rossi, parlo con il cuore. Penso che questi 5 anni, personalmente guidando la Protezione Civile della Liguria, abbiamo gestito di tutto: mareggiate, alluvioni, ponti crollati con tante vittime e anche il coronavirus. Il coronavirus non è paragonabile a nessuna delle emergenze che io ho gestito, ho avuto l'onore e l'onere di gestire sul nostro territorio. Glielo dico perché è vero che l'effetto elastico ci sarà sicuramente. Ma credo che chi la vive in prima linea, qualche cosa dentro di sé se lo porta dentro e qualche cosa ti cambia. Parlo per me personalmente, credo che questa esperienza mi ha certamente cambiato e questo è inevitabile, cosa che non aveva nemmeno fatto la gestione di un'emergenza altrettanto significativa come quella del crollo del Ponte Morandi. E quindi auspico che qualcosa possa cambiare anche in meglio, non solo in peggio. È questo dibattito di oggi, ma spero che anche la politica si porti dietro, come dire, qualche valore in più e qualche polemica in meno. Lo dico per me, che, come dire, in questo momento è al 50° giorno più o meno di vita dentro questo ufficio, piuttosto che, come dire, nella sede della Protezione Civile o sul campo a dare risposte che più o meno generali arrivano da tutti i territori. E sono convinto che da questo punto di vista chi l'ha vissuta personalmente in qualsiasi forma, guardi, anche il cassiere del supermercato, che è stato aperto nei momenti di massima epidemiologia e quindi dicendo perché io devo lavorare anziché, come dire, stare a casa e tutelarmi, abbia comunque qualche cosa che si porta dentro che forse lo possa anche in qualche maniera migliorare. Non sconfiggeremo il virus solo con i nostri comportamenti, ci dovrà aiutare la scienza, ma se in qualche cosa siamo migliorati, io credo, come dire, che da questo punto di vista ognuno si porta dentro un'esperienza che tenda, nella speranza di ripartire quanto prima, a migliorare il nostro futuro. Dottor Barbagallo, lei deve chiudere, ecco, diciamo, Ma ovviamente con qualche segnale di speranza, ecco. assolutamente sì, io sono ottimista nel senso che tutto il mondo scientifico sta lavorando in maniera veramente impegnata per cercare di trovare una soluzione o terapeutica o vaccinale su questo virus. Senz'altro una delle due strade porterà a un risultato. Magari non sarà un risultato completo, però può essere un risultato che agevolerà molto il trattamento dei pazienti. Pertanto, quando ci sarà data la possibilità di tornare a poter uscire in maniera un pochettino più libera, secondo me, soprattutto le categorie di età che se lo possono permettere, devono uscire, ovviamente con tutte le prudenze del caso, che sono sempre le solite, evitare gli assembramenti, evitare i luoghi chiusi, indossare se possibile la mascherina, però bisogna cercare di ritornare alla nostra vita normale e soprattutto individuare tutti quegli focolai iniziali e trattarli. Quello sarà l'elemento, secondo me, più importante, tanto per dare sicurezza a tutti i cittadini e poi per evitare un ritorno della patologia. Quindi è un finale, secondo me, che positivo, non può continuare sempre una situazione negativa a questi aspetti. Senz'altro si troverà o un vaccino o una terapia più efficace. Bene, vi ringrazio di essere intervenuti. Ringrazio voi, ringrazio i telespettatori ai quali do appuntamento alla settimana prossima. Buonasera e grazie di tutto. Buonasera, Grazie, grazie. buonasera a Buonasera, tutti. buonasera.